Bianchi d'Italia Medievale. Questa sera siamo qui al Museo Archeologico di Milano, che ringraziamo per la sempre cortese accoglienza, per presentare il libro di Jennifer Radulovic, Federico Barbarossa e la battaglia di Monteporzio e Tafone. Editore Juvans, una casa editrice che veramente sta dedicando molto da anni alla pubblicazione di saggi storici di qualità. L'autrice è giovane, ma ha dimostrato già il suo valore, come testimonia anche la fiducia espressa da Franco Cardini, che non ha bisogno di presentazioni, che ha volentieri scritto l'introduzione a questo volume. Per me è un onore, ma è anche un piacere, perché con l'autrice Jennifer Radulovic, dottoressa Radulovic, ci siamo incontrati, diciamo, un po' quando è nata la genesi di questa presentazione, parlando di tutt'altro. La dottoressa Radulovic è infatti esperta non solo di storia militare medievale, ma anche di storia dell'Europa orientale, e noi stavamo appunto parlando a proposito di Dracula, quindi Dracula storico naturalmente, anche se poi tra le passioni dell'autrice c'è anche uno studio scientifico sui non morti, quindi viene immediato pensare al collegamento Dracula, vampiro, non morti. Anche il protagonista assoluto di questo libro di oggi, quindi Federico Barbarossa, possiamo considerarlo in un certo senso, nell'immaginario soprattutto tedesco, un non morto, perché c'è una tradizione legata, diciamo, alla figura mitizzata dell'imperatore Federico Barbarossa, che lo vuole dormiente nella montagna del Kyffhäuser, Turingia, nella Germania centrale, dove lui aveva uno dei suoi castelli, e il popolo tedesco attende che l'imperatore si risvegli da questo sonno. È chiaro che c'è un riferimento, come molte correnti mitologiche, sui non morti. Pensiamo anche a Re Artù che dorme tra le nebbie di Avalon o in qualche altra località, o altri personaggi che comunque, di cui comunque si aspetta ancora il ritorno, perché evidentemente quando c'era loro regnava la giustizia e ogni epoca ne sente sempre bisogno. Noi veniamo quindi a raccontare questa battaglia di Monteporzio e Tafone, che avviene in un giorno particolare, il 29 maggio, che è esattamente 9 anni prima della battaglia per cui Barbarossa è rimasto più famoso sia nella storia che nella tradizione, cioè quella di Legnano. Soprattutto qui a Milano c'è questo forte legame con questa battaglia. Non ne parleremo qui, però, come dice giustamente Franco Cardini nell'introduzione, non siamo in questo libro in presenza di un histoire bataille, cioè di una storia che si limita ai generali, alla data, ai soldati, numero di soldati in campo, che come poi l'autrice ci racconterà è tutt'altro che chiaro se si vuole studiare seriamente le fonti, ma in presenza di una battaglia histoire, cioè, e leggo testualmente, uno scontro militare assunto come centro simbolico attorno al quale snodare un discorso critico che coincide con la rilettura della personalità storica del Barbarossa e del suo tempo. Beh, innanzitutto io devo ringraziare Maurizio Cavì e Giuseppe Bianchi per avermi ospitato oggi qui con il mio libro. Questa è la prima presentazione milanese. Il libro è uscito alla fine del 2014 e per ora hanno avuto l'onere di dovermi ascoltare soltanto gli amici dei Castelli Romani, perché, come avete visto dal titolo, parlo della battaglia di Monteporzio Catone, che era l'antica Tusculum, ma non parlo solo di questo. E come bene, devo dire con grande piacere da parte mia, prometto che non gli avevo detto nulla, ha fatto tutto di sua sponte, e il carissimo Franco Cardini appunto ha descritto il mio lavoro non come un'histoire bataille, ma al contrario. Ed è vero, perché tante volte, come dire, io non riconosco fortemente l'etichetta che alcune male lingue, non dico scherzando naturalmente, mi danno di storica militare, perché spesso gli storici militari portano avanti delle ricerche di tipo, squisitamente, ma anche di grande livello per carità, evenemenziale, cioè molto molto legata agli eventi. Tant'è che a me capita spesso, trattando anche argomenti un po' particolari, in qualche modo di avere a che fare con la storiografia anglosassone, e devo dire che nei paesi appunto di lingua inglese o in Inghilterra o negli Stati Uniti capita spesso di imbattersi in grandi opere di storici militari che magari fanno degli excursus da battaglie dall'età antica all'età contemporanea. Certo, all'estero, come dire,
le periodizzazioni sono un pochino, non voglio dire più labili, ma gli studiosi hanno un pochino più di libertà accademicamente parlando, confronto a quelle che sono le tradizioni italiane. Però c'è anche da dire che effettivamente è un lavoro impegnativo quello, in qualche modo, da una parte, di occuparsi di una battaglia antica e di arrivare fino all'età contemporanea. Sono due mentalità opposte che si trovano e si scontrano. E a me è quello che interessa, cioè le premesse che hanno portato lo scontro e l'incomunicabilità di tale profondità che ha portato lo scontro. Perché attenzione, spesso c'è una vulgata sul Medioevo, comunque sui secoli passati, un po' visti come secoli guerrafondai, facinorosi, violenti. È vero, c'era un uso reiterato della violenza molto più diffuso e accettato di quello che abbiamo noi nella nostra società contemporanea. Attenzione, in paesi come l'Italia, perché purtroppo altrove, in altre realtà non è così. Però è anche vero che lo scontro non era sempre solo funzionale a se stesso. C'era sempre dietro una politica e spesso si cercava appunto di non arrivarci. Se ci arrivava è perché le parti non riuscivano a conciliarsi. E quello che accade qui, il sottotitolo di questo libro emblematico è Lo straordinario piano militare del 1167. La battaglia di Monte Porzio Catone, a mio avviso, è uno scontro bellissimo e appassionante. Ma quando io parlo dello straordinario piano militare del 1167, non alludo solo a questo scontro. Parlo di qualcosa di molto più ampio. Perché Federico Barbarossa sale al trono nel 1152, proprio in questi giorni tra l'altro, perché il suo predecessore, che tra l'altro era anche suo zio, Corrado III, muore il 15 febbraio e lui viene già incoronato in Germania il 4 marzo. I tempi sono molto veloci. E perché sono veloci? Adesso dobbiamo fare un excursus, gioco a forza, per capire come mai si arriva a questo 1167, che a mio avviso è l'anno più importante di tutta come dire, la storia e il percorso storico di Federico Barbarossa, che attenzione, oltre ad essere un personaggio di grande levatura, è un personaggio longevo. Federico è stato al trono quasi 40 anni, ecco, 40 anni sono veramente tanti, sono tanti per noi da vivere. Pensate, in quel contesto storico, dove l'età media ovviamente in generale era molto minore, qui stiamo parlando di due generazioni. Una generazione si calcola, ne parlavo con un'amica proprio ieri, di solito in 20 anni. Quindi 40 anni sono due generazioni. Soprattutto, ripeto, per i canoni dell'epoca. Ecco, Federico sale al trono e già la sua ascesa è qualcosa di straordinario. Perché? Perché Federico è l'angularis lapis, è la pietra d'angolo. Questa è una definizione bellissima, che a mio avviso sottace molte riflessioni, molte consapevolezze. E questa definizione, angularis lapis, pietra d'angolo, la dà un altro degli zii di Federico Barbarossa. Ecco, avete già capito che la famiglia è abbastanza numerosa, molti zii e anche molti nipoti. Ecco, uno dei suoi zii è Ottone di Frisinga, vescovo appunto dell'omonima città. E Ottone è il primo biografo ufficiale di Federico Barbarossa, di questo suo nipote che diventa imperatore. Ma attenzione, Federico in realtà non aveva fatto mai una corsa all'impero. Nessuno avrebbe pensato a questo ragazzo quando era ancora un bambino, quando era adolescente, quando è partito per la crociata e ha preso la prima volta la croce. Nessuno mai avrebbe pensato che lui sarebbe diventato imperatore, perché non era in qualche modo in lizza per la successione. Corrado III aveva già un figlio, imperatore, tra l'altro omonimo di Federico, quindi che si chiamava anche egli Federico e anche egli Federico di Svevia, naturalmente, essendo svevo. E quindi naturalmente si pensava che in qualche modo il trono sarebbe passato alla morte di Corrado nelle mani del figlio. Ma quando Corrado ormai sta per morire, Corrado muore di malattia, quindi non è una morte improvvisa, cosa tra l'altro assolutamente auspicabile, perché nel Medioevo ci sono dei scritti bellissimi che parlano della morte nel Medioevo. Ecco, voi dovete sapere che noi abbiamo una cognizione della morte come è un tabù per noi, la morte, assolutamente. E la morte deve essere, nel nostro immaginario e nei nostri desideri, il più celere possibile. Per l'uomo medievale non era così. La morte era in qualche modo un passaggio, è un passaggio all'aldilà, e per una società come quella medievale, che era fortemente trascendente, questo passaggio doveva essere fatto con una preparazione notevole. E quindi si sperava di non morire troppo in fretta, ma di avere il tempo di organizzare quello che sarebbe stata la vita di chi rimaneva dopo la propria morte, soprattutto quando a morire era un imperatore.
Ecco, Corrado è sul letto di morte e decide che sia Federico suo nipote, non suo figlio succederlo. Perché? Perché la Germania in quell'epoca, come purtroppo rimarrà ancora per molto tempo, nella metà romantica, è in realtà una costellazione di staterelli, ovviamente quando io uso per il Medioevo questa altezza cronologica in termini di Stato lo uso ad litteram, ma diciamo di piccoli potentati locali eretti da molti signori locali che si fanno la guerra tra di loro, ma sono guerre veramente sanguinose, come noi le immaginiamo nel nostro immaginario, veramente violente e cruente. Ecco, Corrado sa che se lui desse in mano a suo figlio l'impero, questi non sopravviverebbe perché è ancora un ragazzino e verrebbe fagocitato da queste lotte intestine. Allora decide di darlo a Federico. E Federico in realtà chi è? Federico è un cavaliere. Federico di lavoro fino a quel momento fa la guerra, non fa il politico. Il suo lavoro è portare le armi e deve andare a combattere. Federico è stato molto al fianco di Corrado III e anche di altre importanti teste coronate d'Europa, perché Federico appunto ha partecipato alla seconda crociata. E in questa crociata Federico si è distinto. In quale modo? In una società dove l'individualismo era molto forte, dove, io lo dico con grande tenerezza, i milites erano un po' tendenti alle spacconate, Federico, nonostante tutto, dà dimostrazione di tempra, dà dimostrazione di essere giusto, di non menare le mani quando non serve, di sapere in qualche modo tenere a bada un gruppo di signorotti locali facinorosi che menano la spada con molta facilità. E questo, come dire, è da parte di Federico una grande qualità per un condottiere militare, ma attenzione, anche per un condottiere politico. Allora Corrado dà la corona in qualche modo, cioè assegna questa eredità pesantissima, lo vedremo fra poco, a Federico, come si dice tecnicamente, dal punto di vista canonistico, in articulo mortis, cioè nel letto di morte. Perché io ho scelto di dedicare uno studio, un saggio a questo periodo? Non solo per Federico, per qualcosa di più, ed è la congiuntura della storia che ha fatto in modo che in quei pochi anni ci fossero tra le personalità più grandi e più forti del secolo e per molti anche del Medioevo. Perché da una parte non avevamo solo Federico Barbarossa, che è stato veramente un imperatore straordinario nel bene e nel male, dall'altra parte noi abbiamo anche Alessandro III, che è un altro che ci credeva veramente. E attenzione, perché Federico Barbarossa e Alessandro III sono uguali, loro hanno la stessa idea e lo stesso rispetto per l'ideale del potere. Ma vanno l'uno contro l'altro, perché per uno si incarna nel Papa, per l'altro si incarna nell'imperatore. Ma l'idea è la stessa, ed è un'idea di tutela della cristianità occidentale, ed è un'idea di potere ideale prima che fattuale. Loro sono uguali, loro vogliono la stessa cosa, è per quello che si scontrano, perché nessuno dei due vuole scendere a patto. E Alessandro III, attenzione, perché è un grande Papa. È un Papa comunque di levatura, è un Papa che anch'egli legifera ovviamente a livello di diritto canonistico, è un Papa molto raffinato, molto colto, non ha un allentamento dei costumi, è un uomo di grande serenità, è un uomo di grande integrità, ed è per quello che non si può soggettare a Federico, perché sono dalla parte opposta con la stessa idea, ed è inconciliabile. Allora a questo punto arriva il piano straordinario del 1167. Perché? Federico Barbarossa e Comuni Lombardi. Vi ho detto che nel 54 i milanesi dicono sì, non c'è problema. Nel 58 lui scende con un esercito possente, i milanesi di nuovo hanno ingaggiato gli altri, a un certo punto lui davvero quasi rade la sua città, una città che è bene a ricordarlo, era fatta di campana di legno, quindi rade la suola, ma anche ricostruirla non è così complicato. Perciò sì, è una cosa molto sgradevole, ma non immaginate che abbia tirato giù palazzi o chiese come potrebbe avvenire al giorno d'oggi. Tra l'altro il palazzo imperiale l'hanno tirato giù i milanesi di loro. E c'è la lotta con i comuni, questi comuni che non riusciamo a capire, perché i comuni si coalizzano nel tempo, ci sono comuni che sono imperiali e lo rimarranno sempre, comuni che sono comunali, cioè filo milanesi, lo rimarranno sempre, ma molti comuni continuano a fare questo gioco delle parti. Perché lo fanno? Cioè, Franco Cardini ha scritto una monografia su Federico Barbarossa, a un certo punto, se avete occasione di sfogliarla, vedrete che c'è un grafico con tanti pallini che segnano le diverse affiliazioni, sostegni politici che i comuni negli anni davano a un partito piuttosto che all'altro. E voi dite, Volta Gabbana? Sì, in molti casi è vero, ma non sempre. Vi ricordo che la contesa è durata 30 anni. 30 anni sono tanti. In 30 anni quante amministrazioni comunali sono cambiate a Milano? E l'amministrazione comunale nuova fa le stesse cose di quella precedente? Quindi vedete,
anche nella città cambiavano i consoli, cambiavano le famiglie, cambiavano i vescovi. I comuni contro, i normanni, ma anche qualcun altro. Ed Emanuele Comneno, l'imperatore bizantino, Porfirio Gigante. Emanuele Comneno in realtà non era solo unico all'inizio. I rapporti sono stati un po' freddini quando Federico salito al trono, nonostante con Corrado III fossero stati molto più cordiali, però comunque ancora nei crismi della cordialità e dell'accordo politico. Federico Barbarossa, avevo già detto, divorzia da Adele di Forsburg, è libero di contrarre un matrimonio dal punto di vista della strategia politica internazionale che sia molto più conveniente. E allora cosa succede? Iniziano, ci sono molti contatti tra l'impero tedesco, proprio quando dico tedesco perché appunto dico i tedeschi, e l'impero bizantino, perché c'è un altro zio, un altro parente di Federico, che è Enrico di Jasomirgott, è un soprannome, non è un cognome, perché lui diceva Jasomirgott Hilf, che Dio mi aiuti. A forza di dirlo, l'hanno sempre nominato così. Io penso prima in maniera un po' canzonatoria, fatto sta che nei libri di storia è Enrico di Jasomirgott. Enrico di Jasomirgott era sposato con una principessa greca bizantina che si chiama Teodora, quindi c'erano buoni rapporti. Allora si iniziano a intavolare le trattative per un matrimonio tra Federico Barbarossa e una nipotina, Maria, del Basileus Manuele Comneno, che poi naufragano e, come ben sapete, invece non si sposa con Beatrice di Bologna. Probabilmente sono naufragati perché era abbastanza pericoloso, insomma. Sarebbe stato un matrimonio che avrebbe in qualche modo unito due imperi. Ecco, dovete sapere che Tusculum è una città imperiale da generazioni. Addirittura uno dei conti di Tuscolo si era sposato con una delle figlie di un imperatore tedesco nei secoli passati, quindi un legame forte. Allora manda Reinaldo, cioè, tu inizi a spianare la strada e intanto vai ad Armanforte a sto ragazzo che ne ha bisogno. Ecco la battaglia di Monte Pozzo Catone. E qua succede una cosa stranissima. Roma e papale? C'è il comune di Roma, il senato, va bene. Questi sono contro Monte Pozzo Catone per gli interessi delle saline e gli interessi portuali, va bene. Il papa però li sostiene, perché ci vai contro, so che stanno arrivando gli svevi, gli imperiali, e tu gli vai contro, ti sostengo. Ah, ma c'è un altro problema. Che il territorio di Tusculum si era diviso tra fratelli. Quindi una parte, adesso non ve lo sto perché è veramente una roba laboriosa, è andata in Colonna, una famiglia romana potentissima, che poi nei secoli successivi produrrà molti papi. Benissimo. I Colonna me l'hanno lasciata, quindi attenzione, che metà del territorio di Tusculum è mio. E papale, ai romani non interessa, guastano il territorio, guastare vuol dire distruggere, cioè tu gli dai fuoco, e questo non uccide persone subito, ma gli togli le derrate alimentari, crei problemi nella viabilità, cioè tra l'altro è un monte Porzio Catone, cioè siamo nei colli romani, quindi siamo già un'altura, che tra l'altro è a sud di Roma, ed è particolare anche questa cosa, perché lui arrivava da nord, infatti quando Federico scende, si in qualche modo ferma per qualche giorno sul Monte Mario, che è il nord di Roma. Allora Rinaldo scende, entra in città, tra l'altro in occasione di una festa cristiana, della Pasqua, credo fosse, sì, assolutamente sì, no, di Pentecoste, era Pentecoste, con pochissimi uomini. Che cosa vi ho detto io, dottor Frisinga? Ve lo ricordate? Era lo zio che vuole tanto bene a Federico, scritto la sua biografia, e che ci è rimasto tanto male di questi italiani che fanno le calide macchinaciones, che erano termini che i romani usavano contro l'Ibare. Quindi insomma, perché questi italiani sono un po' ciocciaroni, fanno quel che vogliono, le leggi, le tasse. Ecco, Reinaldo si porta pochissimi milites, 100, 200, 300, 500. Arrivano i romani, quanti sono? Le fonti non sono concordi, poi lo sappiamo bene, le fonti medievali per questa attesa teologica, tra l'altro, sono da prendere con pinze. I dati sono sempre, però di fonti io ne ho tante, tutte diverse. E sono fonti di pars imperialis, sono fonti di pars papalis e sono fonti di parte comunale. Applausi.